quanti anni ho, insomma, il ragazzo secondo me è lei, altamente laureato, ha militato, ha detto la filologia, le altre cose, insomma, che sono quelle che forse è una ciao Luca. Luca. Dove è Luca? Non lo so. Oh, sei quel picchio! Ma sei stata autorizzata a rimanere, a te parole sei stato scritto. Ma mi sembrava che stiamo da una rete, no? Che tu parlava per telefono, ci aveva. Fate chiamare a me. Non veramente ascoltavo. Ma se vuoi un po'. Se vuoi ti venire a prendere, torniamo su insieme. Sì, ma avete come un progetto? Vi dovete svegliare, scivate. Ma c'è la biglietina a tutti quanti, capi? Tutti le piante. Non lo so, volevo stare vicino a squarci. Il pepe. Ti ricordi che la carne deve uscire insieme a te? Sì, sì, sì. Orecchiette con no, che se me la portano. Un dito a caso. Quello più spotto d'olio. Istruttore, ma tu devi incoraggiare, non vuoi? No, cioè, ma scusa, ma lei ci lavora in un babbo che deve pigliare questa demanza, un babbo, a Corleto, un forte. C'entra, all'undici a sette, anche prima, ti arriveranno alle due, ti arriveranno questa. Che urli. Ma se mi arriva alle due, noi ce ne siamo già andati, io non gliela pago, non la voglio. Michele, olivicoltura qua. Ma non va vicino a sbabbano, istruisci la natura. Mi sta sempre a criticare, qualunque cosa dico, ma lo coniamo per te. Dai, lei non mi manca da più. Dai, c'ho fame, però c'ho fame, non ce la faccio più, devo andare a dormire. Che domani mi devo alzare presto, devo andare, c'ho tante cose da fare. Devo andare in grotta con Manco. Deve venire in grotta. Quando a proposito, quando la digerisci la fetta di carne? Domani mattina alle 8. Di carne insalata pure. Wow, l'insalata! Ma secondo me fatta domani in colazione. Ma si sono dimenticati pure le patatine, no? Ho preso 3-4 piatti di patatine. Dai, io glielo andrei a ricordare. Se patatine ci portano un casone, ci mangiamo domani mattina. Domani mattina vanno a venire che patatino casone. Non potevamo insieme un caffè che ci stava a mangiare la vergogna. Commento è stato fatto bene di sera da mia moglie e devo dire che ha mantenuto una buona fragranza. Sì, è un orologio biologico proprio. Ve lo dico. Forse ora vado a casa la piccerò comunque. Perché manca un po' di zucchero. E mi sembra un ottimo motivo per picciare la. Sono errori che non può fare una donna di una certa maturità e esperienza. E non può farmi fare queste bruttissime figure davanti agli amici. No, e quindi sarò costretto a mangiarla tutta per non fare una bruttissima figura, quindi è meglio che non la faccio assaggiare allora. Vabbè, vogliamo un commento di un amico? Prima di picchiare la moglie. Ok. Allora. No, ci mettiamo i materiali, tutti per giocare. Uno un castrato vicino ai sacchi. C'è pure un po' di cioccolato. So insomma, non vista lanciata? Poi mi dai altri sotto in mezzo. Sotto di spazio. Thank you. No, si può evitare di picchiare la moglie, Antonello. Mm. Sì. È spettacolare. Ok, mia moglie anche per questa volta si è salvata. Sì. Vediamo, tu puoi sapere Giovanna, sai dov'è la tenda di Antonella in Vittorio? No. Forse vicino dove metto la macchina. Dov'è il casaccio? Oppure non piace solo quello che ci serve per passare il secondo figlio.
Oggetto misterioso. Mi sono alzato perché mi sono arrivato. Ma stai zitto. Proprio filo filo, sono riportato tutto, pure le pause. Ehi, e che? Buongiorno. Stiamo perdendo. Se dici tira io tiro, se dici spingi io spingo. Un altro sasso grosso. Ero qua interrato. Una tuta no, Guarda, già io sai che abbiamo portato l'imbrago là. Come porta. Mi dispiace per la tua macchina, male. Cazzo, non ci avevo pensato. Può essere una tana di qualche cosa. Ah, eccolo. Sono forse delle cacche. Cacche? Buti! Ti tiro? No, eh? No, non si riesce a tirare più niente. Ho fatto scavare un po' con le mani. Okay. E parte del... Però, C'è un collettore. Pietra, dove? Minchia, oggi ho piata una botta, mica. Chi non vola non vale, veramente. Ah, ne arriva parecchio, se arriva l'acqua là dentro. Non è poco. Cioè, fino alla parte di grotta, là, sì, ma là sotto, da dove arriva quella? Che entra sotto il buco. Ma va, non è sicuro, va. Sono quelli che vanno girando con quella macchina grande verde. C'è un dicendo. Basta, scusate. No, ti grassi pure in testa. Luca, dov'è il martino? Quello è con te? È salita da là. Ah, ok. Non fa niente. Io bene, non hai Elena, dai. Vai a prenderli in testa, compare, non fai taglia solo questa, taglia solo quella che poi... se poi la mettiamo in frigo. E poi! Vediamo, come sono venuto? Api. No, no, è lusso. Oh, apri, apri. Coppa, dorme, ci perché sono? Sotto già. No, tutti in processione, vai!